La Cudi Podcast. Dialoghi sul cospirazionismo a partire dal libro di volume 1, La Cudi Complotto. Edizione Allegre, Roma, 2021. Quarta puntata. Buongiorno a chi è in ascolto e benvenuti tutti. Umani, animali, piante, monti, venti, mari, stelle, lari e penati, ninfe dei sottoboschi e spiriti dei tempi. Chi vi parla si chiama Stefania Consigliere, è ricercatrice in antropologia all'Università di Genova e qui insieme a un po' di compagni e di compagni di viaggio proviamo a prendere sul serio la molteplicità. Quindi la molteplicità dei mondi, delle forme di umanità, dei modi di fare mondo e dei modi di fare conoscenza. Oggi sono qui insieme a Wu Minguno per una chiacchierata sul suo ultimo libro, La Cudi Complotto. Questo è il quarto di una serie di podcast. Prima di me avete sentito interloquire con Wu Minguno, Mariano Tomatis, Luca Casarotti e Selene Pascarella. E al prossimo giro sentirete Enrico Manera. È chiaro dunque che in mezzo a personaggi di questa fatta io non posso far altro che dichiarare subito la mia inadeguatezza e sperare che la mia voce non sia un definitivo crollo del Bar Pilade, ma il rischio c'è, quindi attento qualcuno. La Cudi Complotto è un libro di 600 pagine che si legge tutto d'un fiato, quindi dal punto di vista della teoria etnopsichiatrica potremmo definirlo un oggetto attivo, che nel descrivere una zona grigia ambigua del mondo che abitiamo fa sul lettore una serie di operazioni interessanti e perfino notevoli, nel senso che scava proprio nel profondo. In questo scavare apre domande e questioni cruciali. La prima questione con cui vorrei parlare con Wu Minguno oggi è quella del fare campo dove la neutralità non esiste. Il tema ovviamente è delicato ed è una questione che da un certo punto di vista fino ad adesso ha interessato soprattutto gli antropologi e i sociologi. Allora, per affrontarla vi dico che devo dichiarare immediatamente una sorta di ammirazione per l'impresa di Wu Minguno. Il suo libro è al contempo storico, epistemologico ed etico, ma quindi è effettivamente un'impresa. E leggendolo mi sono chiesta diverse volte, anzi a dire il vero me lo chiedevo continuamente, come Wu Minguno abbia potuto resistere all'impatto psichico con il materiale, a tutti gli effetti tossici che maneggiava. La Cudi Complotto andrebbe quindi letto tenendo presente questo elemento potentissimo. Non è una storia che possa essere narrata senza correre un certo rischio. Qui appunto si apre un confronto con quello che succede in antropologia quando si fa ricerca su campo. Ci sono certi campi particolari nei quali la neutralità del ricercatore, l'oggettività del ricercatore è sostanzialmente preclusa fin dall'inizio. È chiaro che sono campi piuttosto particolari. Per fare qualche esempio si può pensare alla mafia oppure ai fenomeni extra-occidentali che solitamente vengono riassunti sotto il titolo di stregoneria. Oppure ancora si può pensare a quello che succede nelle stanze della tortura. No? In tutti questi posti, quando un ricercatore o una ricercatrice entra per far ricerca, non può mantenere la postura oggettivante richiesta, no, dalla scienza oggettiva ai suoi ricercatori, perché essere in quei posti implica già un posizionamento che è almeno in qualche misura colluso o almeno in qualche misura già in pericolo. Il che significa appunto che ci si trova in zone in cui si rischia, per definizione si rischia, anche non volendo rischiare. Allora, è chiaro che qui, ad esempio, l'impostazione oggettivante ma anche profondamente consolante della scienza positivista, quella che distingue accuratamente il soggetto e l'oggetto e li separa come se fossero due cose ontologicamente diverse, mostra il suo limite. Nel caso del complottismo ho avuto l'impressione diverse volte appunto che se ci si avvicina troppo alla questione si rischia di cadere dentro il rabbit hole. Per contro, se si resta a distanza di sicurezza non si vede niente. Allora, volevo chiedere a Wu Minguno come ha trovato un equilibrio in mezzo a questi due estremi, entrambi appunto pericolosi per certi aspetti, e come hai resistito all'impatto psichico della materia. Allora, sono partito dall'idea che per quanto riguarda le fantasie di complotto, il cospirazionismo, nessuno di noi possa scagliare la prima pietra, possa dare la colpa solo agli altri o possa addirittura
ragionare in termini di dare la colpa. Chiunque di noi ha creduto ad almeno una fantasia di complotto nella vita, chiunque di noi si è ritrovato, ritrovata più volte a sragionare in preda a quei bias cognitivi di cui parlo nel libro, in preda a quelle fallacie logiche, chiunque di noi si è lasciato trascinare dal meccanismo dei social e si è ritrovato all'interno di tempeste di merda. È una cosa che troviamo a destra come a sinistra. Ecco, una delle cose, ad esempio, una delle leggende che ho voluto sfatare è che la cultura di destra, l'appartenenza di destra siano più inclini al cospirazionismo rispetto a quella che si dice di sinistra. In realtà non è assolutamente vero. A sinistra, e qui ciascuno metta tutte le virgolette che vuole intorno al termine, a sinistra si sono intrattenute tantissime fantasie di complotto nel corso del tempo e tuttora si intrattengono in tutte le correnti, in tutte le sfumature, in tutte le tribù che si dicono di sinistra. Quindi, dal momento che non ci si può opporre completamente all'esterno, ciascuno di noi appunto si è ritrovato in quelle lande, in quei meandri della rete e della cultura, allora se si toglie di mezzo subito questa pretesa di guardare da fuori e dall'alto, di sentenziare ex cattedra, automaticamente ci si pone in una dimensione più di ascolto e di partecipazione. A quel punto il rischio è opposto, cioè di non avere barriere, di non avere paletti. E si oscilla continuamente da un estremo all'altro, perché hai da un lato il debunking, che appunto è quello che dicevi esattamente prima, è l'estremo precipitato e la ricaduta della scienza positivista, per cui hai la ragione da una parte e hai la sragione dall'altra, il raziocinio e l'irrazionalità, la logica e l'illogicità, l'osservatore e l'osservato. E questa cosa qui non serve a nulla, anzi è controproducente. Quello del debunker o quello dello scienziato positivista, dello scientista, secondo me non si può nemmeno chiamare esperienza né conoscenza. Io credo che non ci sia vera esperienza se quell'esperienza in qualche modo non ti dissesta, quantomeno temporaneamente, quantomeno un poco, ecco, ti mette fuori sesto, ti mette in crisi, ti fa perdere un po' di equilibrio. Non esiste conoscenza se non metti in crisi quei paradigmi, anche solo per quel momento che ti serve a guardarti da fuori. Cosa che di fronte al cospirazionismo noi vediamo in maniera plastica, i modi in cui il cospirazionismo viene trattato, il modo in cui si è parlato di QAnon. Nessuno di questi mi è sembrato né proficuo né sensato, tant'è che, come hai visto nel libro, faccio anche una campionatura, un inventario di concetti, perché il numero di concetti fuorvianti, deleteri, che ci sono in giro quando si parla di queste cose mi atterriva. Non posso usare questo armamentario, mi dicevo, non posso assolutamente. Ovviamente quando ti poni in questa maniera, sì, sei in una zona di pericolo, devi correre dei rischi, quello appunto di essere sballottato, di oscillare continuamente da una polarità all'altra. E poi quello di cui ti stai occupando è roba che molto spesso fa veramente schifo, diciamo con un termine poco scientifico, no? Io mi sono dovuto vedere il video della strage di Christchurch, mi sono dovuto leggere e vedere e ascoltare tonnellate e tonnellate di cose sgradevolissime, spaventose, ripugnanti, però nel fare questo mi ero anche preposto di non negare mai l'umanità di chi li produceva. È veramente difficile. In più, gran parte di questo lavoro l'ho fatta nel maledetto 2020 e quindi anche con il gravame di tutto quello che stava accadendo intorno a me, intorno ai miei cari, nel mondo, con la paradossale consolazione, la paradossale esaltazione a cui ad un certo punto accenno nel libro, di essere sul pezzo, perché effettivamente la pandemia ha estremizzato tutte le tendenze di cui già io mi stavo occupando. Quindi ho visto proprio questa cosa e ho detto, beh, insomma, sto scrivendo il libro giusto.
dipende da come la guardi, può essere una magra consolazione oppure una consolazione, insomma, che a me è un po' di forza me l'ha data, un po' di forza supplementare per reggere appunto l'assalto cognitivo e sensoriale del mio argomento, perché è stato un vero e proprio assalto. Ho dovuto fruire di una mole enorme di materiale, come dicevo prima, materiale non piacevole, però un'esperienza che non lasci proprio nessuna cicatrice intellettuale, che non puoi ricordare anche toccandoti un po' di tessuto cicatriziale, non è una vera esperienza. Grazie Roberto, credo che in questo, appunto in questa tua rapida narrazione anche dell'orrendo anno 2020, voi Wu Ming, abbiate avuto una posizione per molti aspetti privilegiata per via di JAP, no? Nel senso che quello effettivamente è stato un laboratorio di possibilità di visione, mi verrebbe da dire adesso. Sì, sì, noi ci siamo, sì, diciamo pure vagonati di merda. Anche da persone dalle quali non ce lo saremmo aspettati, insomma, anche questo ci ha fatto capire che stava succedendo qualcosa di veramente enorme, uno sconquasso esistenziale diffuso che abbiamo pagato anche in termini di, non so, perdita di amicizie, di collaborazioni. Penso che questo possa dirlo chiunque abbia preso posizioni non mainstream nel corso del 2020 e anche dopo. Che poi la cosa non è finita nel 2020, ha ancora strascichi adesso. Però è vero che aver avuto la possibilità, tenendo aperto JAP, anche lì ha un assalto, all'assalto di testimonianze, di racconti, di impressioni, di riflessioni a caldo che venivano fatte, sì, effettivamente è stato, hai ragione, un privilegio. Non eravamo aggrappati a una boa o una zattera in mezzo ai marosi dei social network, eravamo comunque su una piattaforma che aveva una certa, piattaforma in senso tangibile, letterale, che aveva una certa stabilità sulla quale ci si riusciva metaforicamente a guardare negli occhi, sulla quale si poteva discutere comunque con un certo metodo, con una certa misura, mentre le discussioni sui social non hanno più alcuna misura, sono smisurate, tutto è impostato sull'eccesso di interazioni, sull'eccesso di emotività, sull'eccesso di velocità. Su JAP non è così, e come hai visto nel libro ho attinto a piene mani dalle discussioni su JAP, dalle cose che sono state pubblicate anche da te, Cristina Zavaroni, su JAP, ho riportato commenti, ho valorizzato quello che è accaduto su JAP nel corso del 2020 nel libro. La seconda cosa sulla quale volevo imbeccarti in qualche modo, nel senso che mi interessa sapere che cosa ne pensi adesso a valle della Q del complotto, è appunto l'idea della fantasia di complotto come oggetto attivo. Allora, provo a spiegare un po' che cosa si intende con oggetto attivo. E per spiegarlo mi rifaccio a due capitoli del tuo libro, per me sostanziali. Il capitolo 8 fa un'operazione che a me ha ricordato proprio certe mosse dell'etnopsichiatria, e cioè si chiede che cosa fa un complotto. In una doppia accezione. Da un lato, a che cosa serve un complotto, no? Qual è la funzione sociale di un complotto? E a questa domanda tu dai una risposta peraltro molto precisa e dal mio punto di vista azzeccatissima. Dall'altro anche, quale insieme di elementi costituisce un complotto? Quindi che cosa permette effettivamente di definire un complotto sensu stricto? E tu scrivi che i complotti reali, così come anche le ipotesi di complotto, presentano sostanzialmente 5 caratteristiche definitorie che permettono di distinguerli. Adesso in sintesi, hanno un focus preciso, coinvolgono un numero di attori limitato, sono messi in pratica in modo imperfetto, perché appunto così va il mondo, terminano una volta che vengono scoperti e non sono raccontabili al di fuori della loro epoca. Allora, questi 5 elementi permettono di distinguere i complotti reali e le ipotesi che ci sia un complotto da una fantasia di complotto, che è una cosa diversa. Poco dopo, nel capitolo 11, tu ti chiedi appunto che cosa fa invece una fantasia di complotto, e la risposta è importantissima, nel senso che effettivamente è una bussola. Tu scrivi, cito testualmente,
Per usare una metafora da elettricisti, il cospirazionismo era la messa a terra del capitalismo, scaricava in basso la tensione e impediva che le persone fossero folgorate dalla consapevolezza che il sistema andava cambiato. Perfetto. Allora, io vorrei oggi invece con te provare ad allargare ancora un po' la semantica di questa domanda, e cioè non soltanto quali elementi sono costitutivi di una fantasia di complotto e a che cosa alla fine serve una fantasia di complotto, ma anche che cosa fa una fantasia di complotto a chi entra in contatto con essa. Quindi, sostanzialmente, come modifica, no, la posizione della persona, ma anche forse le percezioni stesse della persona nel momento in cui un soggetto si immerge all'interno di una fantasia di complotto. E qui, ad esempio, per me almeno, un riferimento, un confronto teorico utile potrebbero essere proprio gli oggetti attivi, che sono oggetti in qualche modo già carichi di un'intenzione, no? Allora è chiaro che qui potremmo fare un riferimento abbastanza ovvio alle critiche alla tecnica, no? Quindi ad esempio ai copioni di interazione che sono già preinstallati nei gadget che usiamo continuamente e che sostanzialmente quelli sono e dai quali è difficile uscire. Allora, secondo te quali sono gli effetti psichici in primo luogo, ma poi anche cognitivi, politici, esistenziali, strategici di una fantasia di complotto? Quali trame sociali vengono create dal sociali, ma forse più psicosociali che sociali, vengono create dalla diffusione di una fantasia di complotto? Dunque, ci sono delle fasi in cui un'intera società, o comunque la maggioranza di un'intera popolazione, vengono catturate da una fantasia di complotto. E quindi ci forniscono l'esempio, il template, no, per ragionare su cosa accade a una collettività quando questa collettività crede in blocco o in maggioranza a una fantasia di complotto. Questa è una cosa di cui sto parlando ultimamente con Wolf Bukowski, che sarà uno dei prossimi appunto ospiti di questo podcast. Wolf Bukowski ha scritto molto sul dispositivo del securitarismo e del decoro. Ed effettivamente c'è stato un momento in cui l'ideologia securitaria si è impadronita della nostra società in seguito a una fantasia di complotto, con delle ricadute molto concrete sui comportamenti collettivi, sulla mentalità, sulle interazioni tra le persone, soprattutto sulle interazioni tra adulti e bambini. Ed è stato il panico pedofilo satanista, il panico pedofilo satanista del 1996-97 in Europa, e noi chiaramente parliamo dell'Italia. Nel libro lo faccio notare en passant, è stato in quel momento lì che i genitori hanno smesso di mandare i bambini a scuola da soli, in cui sono sparite le bande di bambini che giocavano per strada, in cui la diffidenza nei confronti dell'adulto esterno al tuo nucleo familiare è stata insegnata, si è cominciato a insegnare questa diffidenza ai bambini in una maniera più pregnante, più ansiogena. Anche una volta si diceva non accettare caramelle dagli sconosciuti, però un conto era vai pure a scuola a piedi da solo, come facevo io alle elementari, no? Andavo a scuola a piedi da solo e tornavo a piedi da solo, cioè in realtà non ero da solo perché c'era una fiumana di bambini che come me andava e veniva da scuola e ci dicevano mentre lo fai non accettare caramelle dagli sconosciuti. Invece cambia tutto quando dici no, a scuola da solo non ci vai più tu, ti ci porto io. Tanto questa cosa, faccio notare nel libro, ha avuto una ricaduta proprio sulle mamme soprattutto, perché ad accompagnare in giro i bambini a scuola, nelle attività extrascolastiche, eccetera, quasi sempre da quel momento in poi sono state le mamme, quindi con una ricaduta sul tempo delle donne, sulla qualità della vita nella loro giornata. E questa è stata una conseguenza del fatto che ad un certo punto nel 1997, quello è l'anno chiave di questa emergenza, di questo moral panic, si è cominciato a pensare che ci fosse un gigantesco complotto, un complotto universale di pedofili, pedosatanisti, pedopornografi che erano dappertutto, erano tra gli educatori degli asili, erano tra i maestri
della scuola primaria, erano tra gli estranei al parco, ai giardinetti, erano praticamente dappertutto. Me lo ricordo il clima di quell'anno, anche perché io già facevo controinformazione su questo, stavo molto attento, però effettivamente anche nei ricordi di persone più giovani di me ho riscontrato che da quel momento lì i bambini sono stati meno liberi, sono stati più controllati, la genitorialità si è fatta più apprensiva, molto più apprensiva e possessiva. Quindi secondo me quello è un esempio di cosa succede a una collettività, a un'intera cittadinanza, a una popolazione, quando fa presa una fantasia di complotto, come è stato il Satanic Panic. Ad un certo punto gli educatori degli asili nido, le educatrici delle scuole dell'infanzia, eccetera, cominciarono ad aver paura a toccare i bambini, ad avere un rapporto anche appunto tattile, affettuoso, abbracci, cose del genere, perché temevano di essere denunciati o denunciate in quanto pedofile. Cioè, appunto, c'è tutta questa sotto fantasia di complotto degli asili, degli orrori, dal caso McMartin in America, Carignano Flaminio, che effettivamente ha seminato davvero il terrore, ma non perché ci fossero i pedofili e i pedosadadisti, ma perché c'era il moral panic su questo fenomeno. Un altro esempio, credo anche più grosso, perché è andato avanti molto più a lungo e ha avuto conseguenze anche molto più vaste, è l'antisemitismo. L'antisemitismo è stato definito un po' la madre di tutte le attuali fantasie di complotto, ed effettivamente noi lì vediamo numerosi esempi di come la convivenza in una determinata società, nelle società europee o nella Germania dei 12 anni del Terzo Reich, come proprio la convivenza tra le persone, le loro interazioni siano state trasformate radicalmente da una fantasia di complotto, quella appunto del complotto giudaico massonico, del complotto pluto giudaico massonico, perché poi anche lì c'è una superfetazione di definizioni. E lì abbiamo probabilmente l'esempio più icastico, il più facile da raffigurarsi, dove si è andati a finire quando una fantasia di complotto, una leggenda d'odio, si è impadronita di un'intera società, è andata al governo e si è impadronita di un'intera società. Qualche esempio ce lo fornisce anche QAnon, perché comunque nella sua selvaggia cavalcata dal 2017 ai primi mesi del 2021, QAnon effettivamente ha sconvolto intere comunità. Non ha solo sconvolto famiglie, mettendo il padre contro il figlio, la madre contro il fratello contro la sorella e così, ma ha sconvolto intere piccole comunità, soprattutto nella derelitta provincia statunitense, dove c'era già stata un'atomizzazione, c'erano già molte solitudini. QAnon, sulla spinta appunto della socializzazione, ma non nel senso buono, nel senso dei social network, della comunicazione e delle interazioni tra le persone, ha avuto un effetto devastante. Ed è ancora presto per capire come gli effetti che ha avuto la pandemia, le narrazioni tossiche sulla pandemia, sulla collettività, cominciamo a vederli. Però, come dicono molti, siamo solo all'inizio. Lo tsunami di malessere, di dolore psicologico deve ancora arrivare. Adesso vediamo le prime avvisaglie e sono già parecchio preoccupanti, soprattutto tra i ragazzi, tra gli adolescenti e le adolescenti. I primi segnali sono veramente preoccupanti, e poi tra i soggetti che sono stati abbandonati dalla gestione della pandemia, appunto i soggetti più deboli, meno tutelati, e molti di questi hanno trovato l'unica consolazione, l'unica spiegazione nel cospirazionismo. L'unica comunità l'hanno trovata nel cospirazionismo, in quello che il mainstream chiama negazionismo, e quindi lì dobbiamo vedere ancora gli effetti che questo avrà, che questo surrogato di comunità che viene fornito dal cospirazionismo avrà. Abbiamo del materiale su cui possiamo già riflettere e possiamo lavorare. Credo che sia un lavoro di lungo corso. Il mio libro è 600 pagine, ma poteva essere lungo 3000, nel senso che io su certe cose fornisco gli spunti sperando di poterli elaborare poi collettivamente con il maggior numero di persone possibile, come mi auspico in più punti del libro. Grazie Wu Ming-Uno di questa risposta.
e mi aggancio a queste ultime parole che hai detto per discutere ancora su un altro punto. Nel 2003 Toby Nathan, che è un maggiore etnopsichiatra francese, controverso, geniale, eccetera, ha pubblicato insieme a un giovane ricercatore che si chiama Jean-Luc Svertweger un testo intitolato Sortir d'une secte, quindi uscire da una setta, ed era l'esito di un lungo lavoro fatto al Centre de Vero di Parigi con persone variamente uscite da sette, no? Sette di tipo di diverso genere. E queste erano persone che c'erano entrate, ci si erano buttate, avevano variamente vissuto il tipo di trasformazione che una setta, l'essere in una setta comporta, mettendo naturalmente in difficoltà tutto l'ambiente circostante, e alla fine erano uscite. Ora, l'elemento interessante di quel libro è che, a differenza di quanto si pensa e spesso anche si scrive comunemente, chi entra in una setta non lo fa perché è un credulone, un ingenuo o un babbeo, ma lo fa perché sta cercando qualcosa, no? Qualcosa che potremmo definire come una conoscenza più profonda, forse un'iniziazione ad uno status diverso, l'accesso a qualche cosa che appunto normalmente non è accessibile. E però di questo qualcosa noi, nel nostro disincanto completamente weberiano, non possiamo neanche più parlare normalmente, nel senso che esista qualche cosa di altro rispetto alla realtà positivista, per noi è anatema, no? Non possiamo dirlo, non possiamo pensarlo, non possiamo teorizzarlo. Se per caso esperiamo qualche cosa che esce appunto dai criteri dell'oggettività positivista, rischiamo anche di essere presi per matti. Allora, sostengono appunto Nathan e Svertweger, chi entra in una setta lo fa alla ricerca di un senso, no? Di un aggancio, di una qualche forma di pienezza. E quindi sostanzialmente entrano in una setta gli inquieti, no? E non gli sciocchi. Le sette di solito promettono risposte che solitamente non sono disponibili, ma il problema non può essere questo in relazione alla setta, perché promettere qualcosa che non è disponibile lo fa anche la tradizione rivoluzionaria. Allora, da dove passa il discrimine? Come facciamo a separare un gruppo rivoluzionario da una setta assolutamente catturante e poco simpatica? E qui mi verrebbe da dire appunto che le sette promettono risposte, ma lo fanno in modo malevolo. Quindi lo fanno isolando i loro adepti dal mondo, sfruttandoli economicamente, sessualmente, eccetera, creando figure carismatiche, insomma poi in breve creando l'ennesimo sistema di dominio. E però il bisogno filosofico ed esistenziale che all'inizio muove coloro che entrano in una setta, secondo me non andrebbe sottovalutato. E soprattutto chi ne esce, immagino adesso il numero di persone che prossimamente in qualche misura usciranno da QAnon, ho l'impressione che non andrebbe trattato come qualcuno che è infine rinsavito, ma forse come qualcuno che torna da una ricerca che non solo non ha dato risultati, ma che addirittura ha causato ferite profonde. Sono d'accordo sul fatto che nelle sette, tra l'altro poi la definizione di setta, come dico nel libro, è problematica, ma accettiamola qui perché altrimenti non riusciamo neanche a discutere. Nelle sette entrano gli inquieti, entrano i curiosi, gli insoddisfatti, quelli a cui non va bene l'ordine del mondo, la vita che vivono e che cercano qualcosa, cercano delle risposte. È vero che questo è lo stesso impulso che porta ad esempio a unirsi a organizzazioni antagoniste, rivoluzionarie, eccetera, che spesso diventano sette, perché non abbiamo detto questa cosa qua, no? Perché ovviamente c'è un aggettivo che viene usato nella tradizione marxista che è settario, e non viene usato a caso, perché effettivamente alcune organizzazioni poi si riorganizzano intorno a guru carismatici, a leader carismatici, e poi assomigliano moltissimo a sette, no? È vero che per distinguerle si può andare su questo concetto che hai detto tu del malevolo, no? Del decorso malevolo, che spesso è oggettivamente malevolo, non dipende neanche sempre dall'intento, no? Magari alcune sette nascono come comunità orizzontali con le migliori intenzioni, poi pian piano si strutturano gerarchicamente intorno al soggetto carismatico, arriva allo sfruttamento economico, però sono delle dinamiche che spesso non sono state pensate in anticipo, no? Quindi io introdurrei questo elemento dell'oggettivamente malevolo, che è un po' una contraddizione in termini, ma che però penso possa essere feconda. Non sempre
e la setta è soggettivamente malevola nei confronti degli adepti, a volte lo diventa ed è un processo che va avanti per automatismi. Ci sono alcuni guru che fondano apposta delle sette per fare i soldi, altre volte invece ci sono dei processi che all'inizio sono più, perdonami il termine, genuini, ma che poi pian piano diventano altro e peggiorano, degenerano. Vorrei complessificare ulteriormente il quadro, perché tu alla fine hai detto una ricerca che non solo non ha dato risultati ma ha causato feriti. Ci sono anche casi, credo, in cui ha dato risultati e ha causato ferite. Voglio fare un esempio, no, di una dinamica settaria all'interno di un'organizzazione, di un ente che però non è considerato solitamente una setta, ma che ha molte, perlomeno nella sua manifestazione storica che noi meglio conosciamo, ha avuto delle dinamiche settarie, che è San Patrignano. Pensiamo alla serie Netflix Sampa, che ha causato dibattiti, controversie e addirittura una querela da parte dei figli di Vincenzo Muccioli nei confronti dei produttori della serie per diffamazione, cosa che io non credo fondata, perché non penso proprio che la serie diffami Muccioli. Però ecco, lì la cosa interessante è che molti ex di San Patrignano effettivamente la descrivono come una setta, perché anche lì c'è il guru, c'è il santone, Muccioli è descritto a tutti gli effetti da loro e ne viene fuori con quelle caratteristiche del santone o comunque del leader carismatico, intorno a cui si forma una cerchia, intorno a questa cerchia interna se ne forma una più esterna e comunque tutto ruota intorno a lui e ci sono dinamiche di devozione personale nei suoi confronti e poi c'è la macchina economica che deriva da questo dispositivo carismatico, eccetera. Questi che sono usciti da San Patrignano e oggi guardano in modo critico, però riconoscono che hanno smesso di farsi le pere. Quindi è controversa la cosa, dice mi ha guarito dall'eroina, però non potevo più stare lì dentro. In buona sostanza l'impressione che si ha è che si sia sostituito una dipendenza con un'altra, cioè dall'eroina al carisma di Muccioli. Molti ex di San Patrignano descrivono la rottura del rapporto personale con Muccioli come la fine di un mondo, una fine di mondo, una catastrofe, perché ad un certo punto la loro vita dipendeva da questo legame vitale, da questo cordone ombelicale con Vincenzo Muccioli. Il più eloquente degli intervistati in Sampa è Cantelli, che oggi è il numero due del gruppo Abele, credo, cose del genere. Cantelli è appunto quello che ha più la formazione filosofica ed è anche una figura tragica, lo vedi, perché è magrissimo, è provato e si vede che ne ha passate tante. Lui comunque dice che Muccioli gli ha salvato la vita. Dice, non potevo più stare lì. Oggi vedo tutti i limiti, le terribili contraddizioni, gli sbagli, la tragedia anche di quell'esperienza, però allo stesso tempo mi ha salvato. Quindi è veramente complesso il quadro e impedisce di essere tranchant, di essere manichei. Un'altra serie documentaria che ho visto che è molto interessante da questo punto di vista è Wild Wild Country. Wild Wild Country è una serie americana che ricostruisce le esperienze della setta di Osho, degli arancioni, in Oregon, quando loro praticamente si impadronirono di un'intera municipalità, costruirono la loro sede, il loro villaggio, la loro comunità accanto a un paesino di redneck dell'Oregon e lì viene raccontato lo scontro, il clash culturale prima di tutto, ma poi c'è un vero e proprio scontro anche legale ad un certo punto tra la comunità degli abitanti che vivevano lì da prima e l'organizzazione di Osho, con anche delle tragedie, dei tentativi di strage, cioè è successo un po' di tutto in quella storia lì. Però ti rendi conto, uno, che le persone che andavano a vivere lì per stare con Osho effettivamente erano degli inquieti, erano delle persone che non si accontentavano del mondo, che magari appunto avevano attraversato la controcultura degli anni 60 e 70 e per non rifluire, per non ritornare nella società mainstream, eccetera, avevano scelto quella strada lì, anche in Italia è accaduto, quindi non sono dei creduloni, sono degli inquieti, come dicevi tu. Di contro vedi che la comunità dell'Oregon che fa la guerra agli arancioni è molto più odiosa, perché sono proprio dei difensori dello status quo dell'esistente, quindi la serie ti fa vedere
tutta l'apparato di cattura ideologica di Osho, il fatto che lui era un profittatore, aveva 25 Rolls Royce, ma alla fine quello che conclude è comunque questi qui in un certo modo stavano facendo una lotta contro il sistema, no? Perché questi altri, la macchina statale dell'Oregon, i politici dell'Oregon, la magistratura dell'Oregon, tutti questi qui effettivamente ne vengono fuori come peggiori. Il quadro è complesso, per quello continuo a dire che le fantasie di complotto e, o comunque le narrazioni tossiche o comunque queste narrazioni che catturano sono delle narrazioni diversive nelle quali si esprime comunque un anticapitalismo di fondo, nelle quali comunque si esprime una ricerca di un mondo diverso, ma che però appunto quella ricerca lì poi porta in direzioni dalle quali ritornerai pieno di cicatrici, più delle volte senza aver ottenuto risultati, a volte avendone ottenuti, ma interrogandoti tutta la vita a che prezzo. Grazie Buminguno, credo che questa tua complessificazione di ragionamento permetta di vedere un punto essenziale, che è appunto la capacità di stare nell'ambiguità, no? Quindi forse di toglierci da questo presupposto molto moderno, molto occidentale moderno, che tutto il bene sta da una parte, tutto il male sta da un'altra e c'è sempre una linea netta di separazione, e cominciare a interpretare il mondo effettivamente in termini di complessità, di molteplicità, ma anche poi di ambiguità, con tutto il rischio che questo comporta. L'ultimo punto su cui volevo dialogare con te, Buminguno, ha a che fare con un vocabolo che non esiste e che in qualche modo appunto ci prendiamo adesso da un romanzo. Questo vocabolo è disvedere e lo prendo da un romanzo uscito nel 2009 che si intitola The City and the City, tradotto in italiano come La città e la città. L'autore è China Mieville, che è, dice lui, non un autore di science fiction, ma un autore di weird fiction, quindi una categoria ancora più interessante. Faccio una brevissima sintesi. Il romanzo di Mieville parte da un meccanismo narrativo che io ho trovato assolutamente geniale, cioè lui ipotizza che ci siano due città che hanno nomi diversi, consigli comunali diversi, un sindaco diverso, modi di vivere diversi, nel senso che una è un po' arretrata, ogni tanto passano ancora i carretti con gli asini, la gente è tranquilla, esce, fa la spesa, fa due chiacchiere, insomma la modernità in qualche modo non è ancora arrivata in pieno. E poi ce n'è un'altra che invece è completamente moderna, in piena espansione finanziaria, sono arrivati i grattacieli, le pubblicità, i flussi, gli ultimi gadget, eccetera. Due città perfettamente distinte che parlano anche linguaggi un po' diversi e che però sono sostanzialmente nello stesso posto. Le due città sono sovrapposte, occupano fisicamente lo stesso punto del mondo. E appunto il meccanismo narrativo geniale di Mieville è quella di ipotizzare che le due città possano continuare a funzionare così come funzionano, quindi come due entità completamente separate, perché gli abitanti di entrambe vengono addestrati fin da piccolissimi a disvedere tutto ciò che fa parte dell'altra città. Allora, io ho trovato questa del disvedere una metafora assolutamente geniale e mi verrebbe da dire che è proprio sul disvedere che si basa volta per volta la narrazione egemone in un certo momento storico. E d'altra parte questo è anche quello che rende le narrazioni devianti così affascinanti, perché permettono di guardare almeno parzialmente dove di solito all'interno della narrazione egemone sei tenuto a non vedere niente. E potremmo anche dire che in fondo Kuhn non diceva niente di diverso quando sosteneva che i paradigmi scientifici si reggono eliminando volta per volta le anomalie, no? Quindi sostanzialmente disvedendo le anomalie. Poi alla fine le anomalie diventano troppe, non si può più disvederle e i paradigmi crollano. Allora, se la mettiamo altrimenti, e lo dico in termini assolutamente non valutativi perché penso che ci sia proprio un elemento indispensabile in questa cosa qua o ineludibile, per stare all'interno di un paradigma è sempre richiesto un certo tasso di disvisione, no? Quindi qualche cosa per stare all'interno di un mondo devi smettere di vedere. Sulla base di questo, anche però, mi verrebbe da pensare che gli ultimi 40 anni hanno, di neoliberismo naturalmente, hanno talmente tanto approfondito il nostro disvedere che questo è diventato una schizofrenia, cioè non solo disvediamo, ma anche a fronte di un accumulo incredibile di anomalie ci è impossibile smettere di disvedere. Adesso, per fare qualche esempio banale, per continuare a vivere nel modo in cui viviamo,
dobbiamo continuamente rimuovere quello che con la neocorteccia sappiamo, no? Ad esempio la catastrofe ecologica, ad esempio la diffusione degli psicofarmaci, ad esempio la depressione di massa, ad esempio quello che succede in Libia, che cos'è la tratta migratoria. Tutto questo lo sappiamo con la testa, ma non dobbiamo mai sentirlo, perché se lo sentissimo dovremmo immediatamente smettere di vivere come viviamo, no? Quindi siamo presi in questa sorta di doppio vincolo. Allora, ho idea che il Covid, da un certo punto di vista, abbia reso impossibile il disvedere che abbiamo praticato per 4 decadi e che molti di noi si siano come un po' svegliati bruscamente, no? Dal sonno profondo della merce, del neoliberismo, e che svegliandosi letteralmente non hanno potuto credere ai loro occhi, no? Quindi si sono svegliati da 40 anni sostanzialmente privi di critica, si sono guardati attorno e hanno detto: ma c'è, è possibile che fa così schifo il mondo? E in questo mi verrebbe da dire, però appunto volevo un confronto con te, c'è forse il valore umano di tutti quelli che sono caduti nella tana del coniglio, no? Nel rabbit hole. Si sono svegliati, hanno visto perfettamente che il mondo faceva schifo, perché in effetti fa schifo, e però non hanno potuto crederci. E quindi, un po' assuefatti alle semplificazioni che abbiamo subito per tutti questi anni, hanno ipotizzato che dietro ci fosse un babau. Tu cosa ne pensi? Io, dal punto di vista umano, preferisco loro a chi continua a disvedere, e anche a chi finge di non disvedere, a chi finge di criticare l'esistente ma sta disvedendo un sacco di cose sulla gestione della pandemia. Quindi prendendola proprio dal lato umano, il fatto che qualcuno trovi intollerabile la realtà com'è me lo rende più vicino, è un potenziale, poi bisogna vedere quanto questa potenzialità sia vicina o remota, è un potenziale compagno di strada. Solo che abbiamo tanti potenziali compagni e compagne di strada che vengono catturate dal dispositivo del cospirazionismo, da narrazioni tossiche che sono alla fine complementari a quelle del mainstream, e quindi appunto vedono il grande babau, pensano di combattere contro il sistema, contro il potere, quantomeno di denunciarlo, ma in realtà ne denunciano una caricatura. Questo è un esito tragico che però non mi impedisce di vederne appunto l'umanità e insomma la rivolta del vivente. È tutto il mio libro, alla fine è un tentativo di metterla in questi termini e di invitare a non dileggiare, a non prenderli di petto, a non fare parodie stupide, a non fare satira che non serve a niente, a non prendere per il culo, a non sentirsi superiori a queste persone. Quindi sì, sono perfettamente d'accordo. La prima persona a consigliarmi The City and the City di China Mieville è stato il mio amico Andrea Olivieri, scrittore di formazione storica e sociologica triestino, che me l'aveva messa in questi termini. Questa cosa del disvedere permette di capire quali sono i rapporti a Trieste tra italiani e sloveni. Effettivamente la Trieste slovena e la Trieste italiana occupano esattamente lo stesso spazio geografico, ma sono due città. Dopodiché me l'hai consigliato tu qualche settimana fa e quindi lo sto leggendo, ed effettivamente questa cosa del unseeing è molto forte. In questo momento molte città italiane sono divise in quel senso lì, sono due città. Hai la città della narrazione dominante sulle restrizioni pandemiche, sul coprifuoco, eccetera, e hai la città dove invece sai che tutto questo non è osservato davvero. C'è la città dove c'è il coprifuoco alle 10 e poi c'è la città reale dove il coprifuoco alle 10 non è osservato da un sacco di gente, i controlli non ci sono davvero. Però se lo dici alteri l'equilibrio tra le due città, perché è come se tu stessi chiedendo più controlli, quindi stai zitto, ti avvali del fatto che i controlli non ci sono, un sacco di gente fa cene, fa feste, eccetera, ma non puoi dirlo, vabbè, ma tanto le restrizioni non le osserva nessuno, perché se lo dici vieni immediatamente presa come una richiesta di farlo osservare, quindi devi disvedere. Io sono tornato tante volte dopo il coprifuoco, spesso la volante della polizia mi è passata accanto e non mi ha fermato, perché non gliene frega niente neanche a loro, ma
ma questo qui non può essere tematizzato, perché altrimenti sembra viene immediatamente ritorto contro di te e diventa una richiesta di maggiori controlli. Non so, molte persone girano con la mascherina abbassata e se la alzano, come del resto è razionale, solo quando salgono sull'autobus o entrano in un negozio, oppure sono in una situazione all'aperto ma affollata, tipo in fila, davanti a un negozio, davanti a un bar. Per il resto, quando cammina per la strada, come ormai è scientificamente è dimostrato, insomma, il virus all'aperto non c'è, difficilissimo si trasmette, se l'abbassano. Se questa cosa tu la dicessi, automaticamente verrebbe piegato in direzione di dire: ah, che scandalo, non si mettono la mascherina sopra il naso. E quindi in questo momento siamo in un regime di disvisione in cui molte città, Bologna, ma penso anche Genova, Torino, Milano, Roma, sono due città contemporaneamente, quella della narrazione ufficiale in cui ci sono le restrizioni ed effettivamente ci sono anche quelli vigi che non stanno fuori neanche un minuto dopo le 10, non fanno niente di quello che non si può fare, però c'è anche un'altra città che lo fa, in un regime di disvisione. Tu certe cose le fai, ma non puoi dirlo, quando invece sarebbe importante dirlo, che la maggior parte delle persone ormai si è resa conto che queste restrizioni non hanno alcun legame col contenimento del contagio. E impedire delle attività all'aria aperta e mettere il coprifuoco alle 10, queste cose qui non hanno alcuna fondatezza scientifica, non c'è nessuna evidenza nemmeno in quella scienza che loro brandiscono come una clava. E però in questo momento i rapporti di forza non sono ancora tali, ma forse lo diventeranno, per cui si potrà dire in maniera più... Comunque in questo momento c'è una disobbedienza di massa, molecolare, capillare, piccola, fatta di una sommatoria di tanti comportamenti individuali e di piccoli gruppi, che però avviene in un regime di disvisione. Sono perfettamente d'accordo, appunto, meno male alla faccia che eravamo nel mondo illuminato, no? Nel mondo in cui è tutto chiaro e non ci sono zone oscure ed è tutto visibile, in realtà ci ritroviamo appunto in questi regimi di disvisione sostanzialmente coatta. Io ultimamente ho l'impressione di capire molto meglio che cosa succedeva nei periodi totalitari, appunto questi regimi di forzata disvisione e di silenzio, perché la parola andrebbe in una direzione, sarebbe automaticamente piegata, no? In una direzione sfavorevole a chi parla. Qualche tempo fa con la mia collega Cristina Zavaroni abbiamo pubblicato un post su Giap in cui ipotizzavamo che la gestione della pandemia stesse facendo almeno una parte dei morti della pandemia. Oggi siamo a un anno di distanza e direi che stiamo pagando indubbiamente i morti pandemici, ma anche i morti della gestione pandemica. E in questa gestione pandemica, per me, appunto, per il tipo di teoria antropologica che porto, l'elemento più preoccupante è proprio questa rescissione degli attaccamenti, dei legami, questo distanziamento forzato, no? Questa idea che la salute sta nell'isolarsi, sta nel non avere relazioni, sta nel proteggersi esclusivamente dal virus, senza tener conto che la nostra salute è un fenomeno enormemente complesso, la nostra salute mentale, ma anche la nostra salute fisica, e che dipende semmai dal fatto di avere buoni attaccamenti, buoni legami, una solida rete biologica, personale, psichica, sociale. Mettici tutti questi elementi insieme. Allora, per chiudere, volevo ringraziare te, Wuminguno, per questo libro e ringraziare tutti gli ascoltatori, che siano umani o non umani, che siano viventi organici o viventi non organici, che siano dotati o non dotati di corpo. Un ringraziamento a tutti e un ringraziamento soprattutto a tutti quelli che avranno voglia di entrare con altri in relazioni sensate e vive. Yeah, I'm not.